Arezzo è una città toscana e quindi è ben fortificata per litigare con tutte le altre città toscane. Per entrare in città uso le antiche scale mobili etrusche, ancora oggi perfettamente funzionanti. Gli abitanti di Arezzo si chiamano arezzinesi, da non confondere con gli abitanti di Areto. Tutti gli anziani toscani parlano italiano, il che dona loro una sorta di sofisticata nobiltà. Noto subito le tipiche facciate a strisce di mattoni. Lo chiamano stile aretino, perché Firenze ci deve ancora dare il marmo per finire la chiesa, era troppo lungo. Questa, ad esempio, è la Basilica di San Francesco. Sembrerà anche una chiesa decrepita, ma dentro nasconde i meravigliosi affreschi di Francesca del Piero e Piero della Francesca. Non guardate il soffitto, però, queste che sembrano figurine appiccicate a un muro blu sono roba da boomer gotici. Piero ha rappresentato lo spin-off introspettivo della Croce di Gesù. Dal momento in cui l'albero nasce dalla bocca di Adamo morto, fino alle crociate affollatissime perché la prospettiva non era ancora stata inventata. Piero rappresentava tutti gli uomini antichi con i vestiti rinascimentali, perché all'epoca era fottutamente d'avanguardia e chic. Questo dovrebbe essere Costantino appena convertito, lo deduco da come prende la croce, sembra che il cristianesimo gli faccia ancora schifo. A cosa ci serve il marmo se possiamo disegnarlo sui muri? Per rappresentare Gerusalemme, dato che non c'era mai stato, Piero ha disegnato Arezzo. Tanto chi vuoi che se ne accorga? Io, Piero, esattamente la vista che avevo dal mio albergo. Dato che ho parlato dei francescani, per par condicio mi tocca mostrarvi anche la chiesa domenicana, dove la simmetria è un optional. I domenicani hanno risparmiato sugli affreschi per investire tutto sul crocifisso più famoso della storia dell'arte, quello di Cimabue. Praticamente Cimabue è stato il primo a dare un minimo di dinamicità ai disegnetti romanici fatti con il righello, e poi, ops, tutti lo hanno copiato. Proseguo il giro per la città. Qui è stata inventata la musica. Questa è Piazza Grande, perché è più grande delle altre. Ha talmente tanti edifici belli che se vuoi fare una foto non riesci a trovare un davanti. Alcuni dicono che la colonna di Santa Maria della Pieve sia piegata perché un monaco fosse gobbo. A me piace la versione che fosse piegata per impiccare le persone. Appena mi hanno detto che questo è l'orologio astronomico più antico d'Europa, io ho subito ricordato quello di Venezia. E infatti era quello di Praga. Crostini toscani fegatosi affettati a formaggi con paglia, tartufi e melone. Ho detto melone e non meloni. Questo sembra pane normale, ma in realtà si scioglie in bocca non so come. E l'olio sa di olio. Le cornie del territorio. I vini sono chianti, tutti chianti, sono davvero chianti. Arezzo è uno dei borghi più belli d'Italia, ma non è che... Questo è il Palazzo dei Priori. Ho detto di essere della RAI per avere un permesso speciale e salire sulla torre. E questa è Arezzo dall'alto. Lo stemma di Arezzo è un cavallo. Non sarà figo come un leone o un'aquila, però almeno è originale. Questa è una tipica ballata arezzese. Se tu sei triste, bevi un whisky. E questi sono gli originali costumi medievali arezzini. Sembra proprio di essere tornati nel Medioevo. Crostini affettati carne vini, crostini carne cinghiali. La storia del pane toscano senza sale è molto interessante. Una volta in Toscana il sale scarseggiava, quindi i panettieri toscani si sono chiesti come risolvere la situazione. E da allora in Toscana si fece il pane senza sale. Che storia affascinante! Questo lunotto bizantino risale all'epoca dei dinosauri. In Piazza Duomo si venera la statua di Buzz Lightyear. Il Duomo è molto sobrio, ci sono voluti solo 400 anni per ultimarlo. Si possono distinguere gli affreschi barocchi da quelli manieristici disegnati peggio. Questa cappella costosissima è stata costruita perché a fine Settecento la statua di una Madonna si è pulita da sola e ha fermato il terremoto. Questi finanziatori sono incappucciati per rimanere anonimi, oppure pregano per sottomettere i neri. La terracotta invetrinata è venuta prima della porcellana dei cinesi. Forza made in Italy! Anche se le vetrate sono fatte da francesi, ma non ditelo a nessuno. Lo skyline chianino è pieno di chianti, olivi e girasoli. Si passa da aperta campagna a un paesaggio montano che non sai da dove sia venuto fuori perché non ci sono delle montagne qui. È possibile vedere dei dinosauri in questo parco dei dinosauri? Sì, però sono animali timidi, specialmente i T-Rex, che sono nonostante tutto animali teneri, affettuosi. Questo è il lago del Calcione. Avevo un po' di timore del kayak, ma poi mi hanno dato un calcione e ci sono andato. Ora non posso più farne a meno. Mi trovo sul lago di Calcione e ho questo giubbotto antiproiettili perché sono alla ricerca del mostro di Calcione. Ah no, eccolo lì, trovato, a posto. Qui abbiamo convinto Samuele che ci sono i coccodrilli. Chiaramente manco a dirlo, affettati pane incrocio manzoni e andiamo a kayakare. Una foto che riassume bene la giornata.
Chiaramente mi sono bruciato. In Piazza Grande ogni anno si svolge la giostra del Saracino, un'enorme rievocazione medievale riproposta ininterrottamente dalla Seconda Guerra Mondiale. Ora, a causa Covid, la si vive così. Questa è una lancia da pezzenti. E questa è la lancia d'oro, realizzata in legno di noce, tiglio e acero, a una lunghezza di 3,55 m, forgiata dal maestro Francesco Conti e ambito trofeo della giostra che per sbaglio ho rotto la punta, ma l'ho scritto, sorry, non volevo. Sto scherzando ovviamente, la lancia è perfettamente intatta, non si scherza sulla lancia d'oro. E ora, il momento che stavate tutti aspettando, la fiorentina di Chianina e il filetto ai porcini con salsa di tartufo e asparagi. Un'esplosione di sesso. Prima di andare passo a fare un saluto in casa del Vasari e di quella sagoma di Pietro Aretino. Riguardo Piazza Grande un'ultima volta, cercando di capire quale sia il lato migliore. Alla fine ho scelto il punto che attraversavo per tornare in appartamento, così da riportarmi al ricordo di quando alloggiavo lì. Vi lascio con questa vignetta in terracotta invetrinata, dategli un titolo.